Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz, ben trovati per questa nuova stagione, finalmente, di Osservatorio Antimafia con Antonella Entranò. Ugo Lombardi, buonasera. Salutiamo la regia centrale, Rosario Marena da Treviso. Ciao Ciao Rosario. Rosario. Salutiamo. Buonasera. Buonasera. Salutiamo Massimo Bonella, editorialista di pianetaoggitv.net da Venezia. Ciao Ciao Massimo. Massimo. Ciao a voi e buona serata. E salutiamo la nostra garanzia, il nostro Aaron Pettinari, Aaron. caporedattore di Antimafia 2000, nonché autore del libro Quel terribile 92. Ciao Aaron. Ciao Aaron. Ciao a tutti voi, grazie. Una buona serata a tutti i radioascoltatori. Ben trovato, sappiamo che sei affaticato e quindi insomma stasera cercheremo di essere snelli. Passo subito la linea a Rosario Moreno per i saluti al network e di seguito a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Prego Rosario. Grazie Antonella, buonasera a tutti quanti. Ciao Antonella, ciao Ugo, ciao Massimo, ciao Aaron, ben rivisto, anche se solo in foto. Però vedo il libro. Ciao, Ok. ciao. Bene, allora ricordo a tutti i nostri amici che siamo in onda Reti Unificate, come al solito, sempre Radio Science Network, e andiamo su tutte le TV del network. Cominciamo con Radio Reno Web. Radio Reno Web, dicevo, scusatemi, mi sto impappinando. Radio Favaro Veneto, Radio Valdichiana, poi abbiamo Radio Sismondi Libri, abbiamo Radio Isso, Modena Nuova Radio, e poi partiamo con Radio Amber, Radio Anche, Radio Indi. E per quanto riguarda la Web TV, siamo presenti sul canale del sito di radiosites.it, ma siamo presenti anche sul canale YouTube e anche sul Media Center. Quindi, ragazzi, chi ci ascolta, andate a visitare il nostro Media Center, saiutsmedia.it. Come utente digitate ospite, non mettete password, invio e siete dentro. Potete vedere le nostre puntate, tutte le nostre registrazioni, potete guardare la web TV del network, sia di Radio Science che Modena Noi TV. Potete ascoltare tutte le web radio del network e in più stiamo aggiornando sempre il database con tutte quelle piccole emittenti locali, come possono essere Teleiato, Telebari, eccetera, insomma piccole emittenti proprio locali, per cercare di, insomma, portare la TV locale sul web, perché è importante questo, tanto che stanno sparendo queste TV. Bene, io avrei finito di impapinarmi qua, Antonella, ti rigiro la linea. E io la rigiro subito a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Prego Massimo. Sì, grazie. Questa linea che è abbastanza ballerina questa sera, no? Mi sembra alle 22.09. Innanzitutto un saluto circolare a voi tutti, naturalmente alla regia centrale con Rosario Moreno, lo vedo tutto concentrato lì in quel di Treviso, in centro storico con l'emittente RST, Radio Saiuz TV, che ricordo collabora con Pineta Oggi TV di Venezia per i settimanali e per le varie, diciamo, dirette non stop quando ci sono degli avvenimenti, come dire, più urgenti, importanti, ecco, in Italia ma anche all'estero. Dunque, veniamo alle notizie più importanti, diciamo quelle che potrebbero essere definite le top news. Torino, un 26enne morto a Catalupa nel torinese mentre con la madre tentava di impedire che un incendio invadesse il terreno di loro proprietà. Il giovane sarebbe stato colto da malore, sembra un infarto, mentre tagliava alcuni alberi per non alimentare il fuoco che da alcuni giorni stava devastando la zona. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno tentato inutilmente di rianimarlo. Milano, l'ex governatore lombardo Formigoni dovrà affrontare un altro processo per corruzione dopo la condanna per il caso Maugeri a 6 anni. Il GUP di Milano lo ha rinviato a giudizio con altre persone, tra cui l'ex sottosegretario alla presidenza della regione Paolo Alli, in un'inchiesta su presunte tangenti nella sanità. Oggetto di indagine i rapporti di Formigoni con il presunto intermediario ed ex consigliere lombardo Massimo Gianluca Guarischi, già 5 anni in appello. Abbiamo ancora un'altra news.
alle 22.11 qui da Radio Sirius, strage di Bologna. L'ex NAR Gilberto Cavallini è stato rinviato a giudizio per la strage di Bologna avvenuta 38 anni fa, quando una bomba, lo ricordiamo, esplose nella sala d'aspetto della stazione con 85 morti, 220 feriti. Lo ha deciso il GUP Ziroldi, fissando l'udienza in corte di assise per il 21 marzo prossimo. Condannato all'ergastolo per altri fatti, sconta la pena a Terni. La procura gli contesta di aver sopportato concorso in strage Luigi Ciavardini, Francesca Mambro, Valerio Fioravanti, condannati definitivamente come gli autori della strage. Alle 22.12 non ho altre news, vi ricordo per coloro che ci seguono nell'Alto Adriatico, nella zona che è diciamo compresa tra Venezia e l'Istria, e poi la parte della Croazia, il nostro settimanale su Video Telecarnia questa sera intorno alle ore 23, canale UHF 46, praticamente lo stesso MUX di Telefriuli HD. E a proposito di Telefriuli HD, saremo presenti il 4 novembre in conferenza a Pordenone per la presentazione del libro di Aaron Pettinari, giornalista di Antimafia 2000, testata giornalistica antimafia2000.com. Lo ricordo per maggiori approfondimenti, Antimafia 2000, 2000 scritto in lettere, altrimenti non vi si apre il sito, e potete quindi spaziare, potete leggere delle diciamo notizie, ma non solo, anche approfondimenti, delle vere e proprie spiegazioni, che credo sia veramente l'unica testata a spiegarle in maniera così chiara e concreta, ecco, tutto questo che c'è purtroppo, che ha a che fare purtroppo con il cancro mafia in Italia e non solo. A 22.13 Antonella Intranò, io ti rimetto la linea nuovamente, noi ci sentiamo la prossima settimana, salvo notizie urgenti. Prego Antonella e buon proseguimento con la vostra trasmissione. Grazie Massimo Bonella, e torniamo qui nel nostro studio virtuale in compagnia di Aaron Pettinari. Allora Aaron, come stai innanzitutto e come procede la promozione del tuo libro? Io sto bene, vi ringrazio, tutto quanto sta andando, tutto quanto abbastanza bene, diciamo che stiamo procedendo. C'è stata solamente una breve pausa estiva in agosto per quanto riguarda le presentazioni, però ancora insomma stiamo girando per presentare questa mia prima opera letteraria, che ho la fortuna di fare grazie anche al coinvolgimento di Pietro Orsatti e della Imprimatur, che ovviamente mi hanno chiesto di fare questo libro. Siamo all'interno dei 25 anni, quindi ancora sta girando, ma già anche addirittura potrebbero esserci altre presentazioni anche con i primi del prossimo mese, diciamo, che del prossimo anno, diciamo. Quindi sono abbastanza contento, devo dire, della risposta che si sta dando, insomma, con questo libro, che poi alla fine era l'intento, è proprio quello di cercare di fare memoria insieme a 25 anni di distanza su fatti e situazioni che sembrano tanto indietro nel tempo e invece hanno una ripercussione inevitabile in quello che è il nostro presente. Ci rendiamo conto di fatti che sono sempre di estrema attualità, una naturale prosecuzione. Dunque, fatti ne sono accaduti tanti in questi mesi durante i quali non ci siamo sentiti, ma ed è difficile naturalmente dare una priorità. Magari partiamo da quello che è accaduto alla metà del mese di ottobre, nella metà del mese di ottobre, vale a dire la firma da parte del presidente Mattarella del codice antimafia. Codice che presenta, secondo lo stesso Mattarella, dei punti di criticità. Cosa puoi dirci a riguardo? Ma per quanto riguarda il nuovo codice antimafia, credo che si possa parlare di, in base a quello che dicono tanti addetti ai lavori, di opportunità mancata per certi versi. Di fatto un iter che è stato già particolarmente lungo, perché appunto da 4 anni si aspettava una nuova normativa. Ci sono state diverse critiche,
rispetto a questo nuovo codice antimafia. Un aspetto che secondo me comunque è anche importante, cioè comunque non tutto è sbagliato, diciamo, ecco, ci sono degli aspetti comunque importanti da cui ripartire, come per esempio il tentativo di cercare di quanto riguarda la gestione e l'uso dei beni confiscati e le aziende, sono stati fatti dei piccoli passi avanti. Parlo di opportunità mancata per quanto riguarda per esempio quella equiparazione, diciamo, dei reati di corruzione che si potevano inserire, c'era bisogno di inserire nella nuova normativa un'equiparazione, diciamo, del reato di associazione mafiosa con quello di corruzione, che abbiamo scoperto sempre di più che mafia e corruzione sono due facce della stessa medaglia, quindi magari riuscire a sequestrare i beni anche ai corrotti, non solamente ai mafiosi, ma anche nei casi di corruzione. Questo è uno dei motivi per cui c'è stata tanta discussione in aula e per cui in tanti non hanno voluto, hanno fatto una forte opposizione, diciamo. Quindi diciamo che ci sono degli aspetti da cui si può ripartire, altri che sicuramente potevano essere fatti in maniera diversa, come ha detto per esempio l'ex magistrato, oggi avvocato, Antonio Ingroia, che proprio sul tema della lotta alla corruzione si poteva fare sicuramente di più proprio in questa equiparazione. Però ecco, non tutto è da buttare, insomma, di questa nuova normativa antimafia. Comunque è già un qualcosa, insomma, ecco, è comunque un passo in una direzione. Ma anche le registrazioni, credo, le intercettazioni siano state ridimensionate. A questo proposito, credo che debba essere autorizzata una sintesi e non tutta quanta la intercettazione, ma chi deve stabilire le parti? Questo passaggio ancora non è stato fatto. Non è ancora, diciamo, si sta discutendo per quanto riguarda in tema di intercettazioni telefoniche, si sta ancora discutendo tanto che la normativa prevederebbe il poter pubblicare le intercettazioni. Questo riguarda soprattutto, diciamo, i rapporti della stampa, diciamo, più che alla magistratura, ma viene dato un ordine alla magistratura di non inserire negli ordinamenti, di escludere quelle parti, di fare un riassunto nelle varie ordinanze e quindi permettere alla stampa di poter utilizzare chiaramente ciò che sono atti pubblici, ma solamente di non poter pubblicare le intercettazioni così come sono, ma solamente per tramite sintesi. Questo apre a un problema, a mio avviso, perché molto spesso tramite la sintesi significa che c'è qualcuno che sceglie per noi o comunque si dà un'interpretazione. Non si permette in questa maniera ai cittadini di farsi un'idea reale di quelle che sono le cose, insomma, ecco. Ma non solo, ma vengono oberati anche, diciamo, gli uffici, che credo abbiano già problemi burocratici non di poco conto, dare anche questo, cioè fare operare una sintesi all'interno di un'intera intercettazione, scegliere i passaggi che vengono ritenuti quelli utili per la stampa, credo che sia anche un altro lavoro in più che può affaticare, insomma, rendere ma più che utili per la stampa, loro li mettono utili come documenti, ma poi bisogna capire, cioè alla fine all'interno del documento poi agli avvocati che cosa si dà, cioè sono tutta una serie di perplessità che riguardano anche su chi è che sceglie e stabilisce, cioè c'è già adesso per quanto riguarda i fatti che sono fuori dai reati, per quanto riguarda la legge, per quanto riguarda le intercettazioni telefoniche, basterebbe semplicemente darsi tutti quanti una regolata e non pubblicare le cose che non sono non solo penalmente rilevanti, ma che non sono rilevanti da un punto di vista della società, della pubblica opinione.
diciamo, e certamente non mi riferisco ai fatti personali o privati delle persone, che purtroppo è capitato anche questo, che a volte sono stati pubblicati questi fatti privati. Penso al caso di Ricucci con l'Arcuri, credo, di, se non prendo errore, venne pubblicata una volta una loro interpretazione su fatti personali. Quello ovvio è un errore, non può essere, ma manca il dialogo con il proprio legale, assolutamente. Vabbè, certo, anche quello, sicuramente, ma ci sono altre situazioni che, diciamo, sono di pubblica rilevanza. Penso, ad esempio, se avessimo avuto una stretta sulle intercettazioni già qualche anno fa, non avremmo saputo niente, per esempio, dei due imprenditori che ridevano all'Aquila esattamente pochi minuti dopo, pochi secondi dopo il disastro, con i crolli che c'erano stati per il terremoto. E questo è un fatto gravissimo. Non stavano facendo qualcosa di penalmente rilevante, mica stavano commentando e ridevano per tutti gli affari che avrebbero fatto grazie al fatto che erano morti, che erano crollate le case. Cioè, questo non è penalmente rilevante, ma è rilevante dal punto di vista morale, etico, sociale, eccetera, eccetera. Rimanendo in tema di intercettazioni, Maron, c'erano grandi aspettative rispetto alla deposizione di Graviano, proprio per le intercettazioni che erano state registrate durante la sua ora d'aria. In sede però di dibattimento, Graviano si è avvalso della facoltà di non rispondere. Che cosa è accaduto, secondo te? Ma io credo che non ci stupisce il fatto che Graviano sia avvalso della facoltà di non rispondere, nel senso che da capo mafia, in base, qualora avesse fatto una scelta diversa, sarebbe stato qualcosa di clamoroso, innanzitutto perché sarebbe stata la prima volta che un boss mafioso si pente, tra virgolette, in aula. E perché dico si pente? Anche se non si fosse pentito, è capitato altre volte che Graviano ha deciso di parlare rispondendo ad alcune delle domande, ma in questo caso avrebbe dovuto rispondere di fronte a domande anche scomode, personali, soprattutto quelle riguardanti a qual è la verità sulla nascita di suo figlio, del concepimento del figlio, che lui nelle intercettazioni durante l'ora d'aria con il boss Umberto Dinolfi, e anche quelle con la moglie, tutte acquisite al processo trattativo a Stato Mafia, lui rivela di aver concepito il figlio in carcere quando lui era già detenuto al 41 bis, cioè quindi situazioni, diciamo, non leggere, no, ma poi anche il dover rispondere anche che cosa intendeva quando diceva, quando parlava del presidente di Silvio Berlusconi nelle sue intercettazioni, cosa voleva dire, a chi si riferiva di quando parlava di Berlusca che mi ha chiesto questo favore. Poi su questo Berlusca magari c'è tutta una diatriba da parte degli avvocati della difesa dell'Utri e i periti. I periti della corte e dell'accusa sono in contrasto, diciamo, su questa parola: chi dice che ha detto Berlusca, chi dice che ha detto Bravissimo. Fatto sta che in tutte quante quelle intercettazioni di quella giornata, trascrizioni che non sono state mai contestate dal perito, solamente quella parola è stata contestata, Berlusca, si parla di Berlusconi, dell'Utri e quant'altro. Quindi qualunque sia effettivamente la frase, cioè, credo che sia un nascondersi dietro a un dito. Comunque Graviano parla di queste cose con il compagno dell'ora d'aria e avrebbe dovuto dare una spiegazione, sarebbe stato chiamato a dare una spiegazione, anche a dare una spiegazione del perché annuncia sempre le intercettazioni e che, appunto, di tutti quanti i processi a quella trattativa non avrebbe parlato mai, e lui li dice perché lì ci sono i politici. Perché dice queste cose, cosa voleva dire? Insomma, sono tante domande e tante questioni molto importanti e molto gravi, anche perché comunque riaprono l'orizzonte rispetto a vecchie inchieste che ovviamente fanno paura a determinati soggetti come appunto Silvio Berlusconi o Marcello Dell'Utri stesso.
A proposito di Marcello Dell'Utri, Aaron, c'è sul sito di antimafia2000.com appunto un tuo articolo che riguarda la negazione della liberazione anticipata di Marcello Dell'Utri, che aveva presentato istanza al Tribunale di Sorveglianza di Bologna il 14 febbraio 2017. Gli è stata negata questa possibilità, motivata dai gravi motivi, dalle gravi condizioni di salute incompatibili con il regime carcerario. Quindi la Cassazione ha sostanzialmente avvallato quanto dichiarato dal Tribunale di Sorveglianza. Che scenario si apre adesso, secondo te, alle porte delle imminenti votazioni? Per quanto riguarda questa questione, ricordando, perdonami Aaron, che Marcello Dell'Utri assieme a Silvio Berlusconi hanno fondato appunto Forza Italia. Sì, certo. I fatti non credo che siano direttamente collegati tra di loro, nel senso delle elezioni con quanto avvenuto o quanto può avvenire con Dell'Utri, che comunque ancora su di lui pende una possibile scarcerazione o comunque detenzione domiciliare per motivi di salute. Si deciderà nel prossimo dicembre in merito. Diciamo che ci sta provando, con tutta quanta la condanna che ha avuto, sta provando a più riprese con i suoi legali di uscire di galera, un po' quello che perché comunque non vuole ovviamente finire stare in carcere. La detenzione non gli sta bene, nonostante la condanna, i fatti che l'hanno portato alla condanna siano ormai provati, è cosa certa, provati fino al 1992, qui si è arrivata la condanna di concorso esterno. Diciamo che la decisione della Cassazione diventa importante perché di fatto viene scritto che la fattispecie del concorso esterno non è un istituto di creazione giurisprudenziale, ma è una conseguenza generale di due fatti incriminanti. È come c'è il concorso in strage, concorso in omicidio, concorso in... sono due fattispecie di reato che vengono uniti in questo caso, il reato per mafia e il reato di favoreggiamento per mafia. Quindi diciamo che e questo è importante perché c'era tutta quanta la polemica sul concorso esterno riguardo a Contrada, dove in molti dicono l'Europa ci condanna perché il reato non esiste. Non è vero che non esiste il reato di concorso esterno, non è una cosa finta, non è un qualcosa che è buttato lì dalla giurisprudenza italiana, è una cosa di molto concreta. Tra l'altro lo stesso Giovanni Falcone aveva ideato, diciamo, il reato di concorso esterno. Comunque appunto di fatto la Cassazione ha escluso che il concorso esterno di tipo mafioso rientra tra quei reati per cui l'ordinamento penitenziario può presentare dei benefici come quello appunto di uscire dal carcere. E quindi Dell'Utri dovrà rimanere ancora una volta in galera, fare come ha fatto Totò Cuffaro, che il carcere se l'è fatto in silenzio. Per quanto sia stato condannato per mafia, per favoreggiamento alla mafia, anche Totò Cuffaro, però almeno durante i periodi di detenzione Cuffaro non ha mai sollevato tutte quante queste polemiche, tutti quanti questi polveroni, così come ha fatto o come sta cercando di fare Marcello Dell'Utri. È chiaro che si può leggere in questa maniera, che si sta cercando in questa maniera. Io lo leggo in generale i vari provvedimenti, cioè ciò che c'è stato per quanto riguarda Bruno Contrada, quindi il riconoscimento, diciamo, sempre da parte della Cassazione, per cui la sentenza di condanna di Contrada non è più valida, non c'è stata una revoca della sentenza, ma viene riconosciuto dopo che l'Europa, la Corte Suprema, la Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia, diciamo, a risarcire in qualche maniera Contrada per la condanna, perché a suo modo di vedere il reato non era sufficientemente chiaro. Di fatto tutto ciò che è avvenuto dopo
è stata semplicemente riconosciuto che contrada la pena non era applicabile, quindi significa che contrada doveva essere risarcito. Adesso da qui a dire che appunto soggetti come contrada, come Dell'Utri sono innocenti, ce ne passa veramente un bel po'. E questa è un po' la situazione, quindi tutti questi episodi, questi fatti, così come quelli che riguardano il dialoghi, i discorsi che vengono effettuati sul 41 bis con ammorbidimenti, con agevolazioni rispetto a quelle che erano le restrizioni della sua prima ideazione, nel corso degli anni. Certamente oggi il 41 bis non è quel regime carcerario ultra stringente come era in passato, e quindi tutte quante queste cose credo che fanno parte di un, se si vuole, potrebbe essere che fanno parte di un dialogo tra alcuni soggetti che magari appunto sono in carcere e altri invece che sono fuori. Così in questa maniera leggo i silenzi di Graviano, in questa maniera posso leggere anche quello che si sta facendo ora per Dell'Utri, e come a dire che non è una persona dimenticata, insomma, ecco. Senti, Aaron, inevitabilmente la domanda che faceva Antonella ci porta ad un'altra considerazione che è anche di natura soprattutto politica. Fra pochi giorni, credo il 5 novembre, se non ricordo male, ci saranno delle votazioni in Sicilia, no? Sì, dove sì. Ci sono le liste di Cancellieri, che è il rappresentante di 5 Stelle, poi ci sono quella di Musumeci, di Micari, insomma Fava. Voglio dire, ci sono le liste che presenta anche, mi pare, Sicilia Cambia, adesso non ricordo il nome. Allora, questa votazione probabilmente le previsioni potrebbero consentire al movimento Brillino di 5 Stelle di avere una buona affermazione, poi diciamo vedere secondo lo statuto speciale se riesce a governare quest'isola. In questo caso i rapporti che si sono da molto tempo sviluppati e ben consolidati fra i malavitosi e i politici, tu pensi che possano essere inficiati, o comunque ci sarà secondo te un cambiamento? Potrà esserci un cambiamento successivo a quello politico? Ma io credo che sicuramente c'è una grande attesa qui in Sicilia, ma non riguarda solamente la Sicilia, ma perché la Sicilia è lo specchio di quello che poi accadrà poi alle elezioni nazionali. È un po' come se fosse il grande banco di prova. C'è addirittura chi dice che chi vince in Sicilia vincerà le nazionali, chi perde in Sicilia perderà le nazionali, quindi c'è grande ansia rispetto al voto del 5 novembre, anche a livello appunto nazionale. So che nei prossimi giorni doveva venire Berlusconi in Sicilia, verrà Renzi, è venuto Grillo, cioè insomma i grandi leader si stanno prodigando proprio per questa campagna elettorale. Io non so, mi auguro che chiunque salirà come presidente, come governatore in questa corsa, diciamo, che si sta presentando con soprattutto queste quattro forze che hai detto, questi sono i principali candidati chiaramente, Musumeci, Pava, Micari e Cancellieri. Sì. Io direi che dico che sicuramente osservando a questa campagna elettorale la parola mafia è stata molto poco utilizzata, salvo qualche comizio, qualche intervento di Fava, qualche intervento di Cancellieri nel dire che di mafia non parliamo ma noi la combattiamo, o nel dire che la mafia potrebbe infiltrarsi nel voto. Però di programmi ne ho sentiti veramente pochi, se devo dire la verità, nel impegno, presi di impegno. Spero sicuramente che sul piano politico, certo,
il vedere, il sapere già che la commissione antimafia ha già detto e dichiarato che, nelle liste ci sono delle liste con nomi diciamo di impresentabili, e questi elenchi, queste liste verranno, questi nomi verranno svelati solamente dopo le elezioni, mi fa riflettere. Ci sono alcuni arrestati, scusami se ti interrompo, Aaron. Ci sono alcuni che sono stati arrestati in questi tempi, soprattutto alcune liste hanno degli arrestati, gente che non ai domiciliari, perlomeno. Alcune liste hanno degli indagati, alcune liste hanno dei soggetti impresentabili, nel senso che sono vicini a o parenti di persone imputate o inquisite o indagate a loro volta. Ci sono anche soggetti che sono amici dei figli di mafiosi. Ci sono tante cose all'interno delle liste, e diciamo che attraversa quasi trasversalmente tutti quanti gli schieramenti. In realtà i più colpiti sarebbero, adesso non ho notizie per quanto riguarda le liste di Fava o dei 5 Stelle, ma mi risulta che per quanto riguarda Forza Italia, UDC e anche il PD ci sono, dovrebbero essere in questi elenchi. Staremo a vedere chiaramente poi quello che verrà dopo. Io credo che di fronte a questa cosa mi vengono sempre in mente le parole di Paolo Borsellino quando parlava della responsabilità della politica, che anche qualora non arrivi diciamo l'avviso di garanzia, anche qualora non arrivi la giustizia, non arrivi l'organo giudiziario, ci sono a volte delle cose che si sanno a priori, e dovrebbe essere già la politica ad allontanare queste persone. Il fatto che magari questo non accade ancora oggi, che siamo nel 2017, fa riflettere a lungo sul tipo di politica che si vuole mettere in atto, insomma. Scusami, una riflessione però diciamo è d'obbligo, perché è importante, invece è molto importante seguire naturalmente l'evoluzione di quello che accade in queste votazioni, perché i classici consolidati rapporti con alcuni politici hanno creato una Sicilia diciamo così compromessa. Se si riesce a cambiare diciamo gli uomini che rappresentano una politica diversa, saranno questi uomini in grado di rompere i lacci che hanno sempre tenuto insieme la politica al sistema malavitoso? Questa è una domanda diciamo che dobbiamo porre. I presupposti ci sono, Ugo, i presupposti possono essere che per questo, ma poi alle parole devono seguire i fatti. La speranza chiaramente può essere questa, che cambiando un sistema di potere, cambiando un certo tipo di interessi, di persone che rappresentano un interesse, ci possa essere questo rinnovamento. È quello che ci auguriamo tutti, tanto per la Sicilia quanto per il resto d'Italia, perché gli italiani meritano ben altro che le solite facce, insomma. Ripeto, poi dopo bisogna, una volta che questo accadrà, bisogna far sì che si faccia. Io sono molto attento a quello che sta accadendo. Io non ho la speranza che possa essere così come hai detto, ma do ascolto anche al fatto che la parola mafia, per esempio, prima parlato di 5 Stelle, la parola mafia esce molte poche volte, è uscita molte poche volte nei comizi questa parola, è stata usata molto poco. Si è parlato sì delle liste, quella ce l'ha più pulita, quell'altro non più pulito, sì, ma concretamente cosa volete fare? Se ne è parlato poco. Ma sarebbe anche interessante ascoltare poco, però l'importante è che si muovano, potrebbe anche essere... Infatti assolutamente, infatti aspettiamo di vedere
di vedere concretamente poi quello che si fa. La speranza c'è, proprio Cancellieri ad agosto, quando venne interpellato su questo punto, disse: sì, è vero, di mafia non parliamo, ma noi la combattiamo. Quindi speriamo che sia concretamente così, e qualora diventasse presidente della regione. Sicuramente ne sentiremo i rumori se dovesse accadere. Assolutamente sì. Oltre al consolidato legame tra criminalità organizzata e politica, c'è quello altrettanto importante, anzi non direi di più, ma sicuramente equanime, tra la criminalità organizzata e la finanza. Purtroppo è stata vittima di questo legame una giornalista, Aaron, uccisa il 16 ottobre 2017, sto parlando di Daphne Caruana Galizia, uccisa perché giornalista d'inchiesta, perché aveva evidentemente messo in luce le attività di riciclaggio che si svolgevano, e temo di poter dire si svolgono ancora tutt'oggi nell'isola di Malta. Questo episodio, questo fatto tragico, mette ancora più in luce quanto le criminalità organizzate, che si chiamino 'ndrangheta come in questo caso, piuttosto che mafia, piuttosto che camorra, piuttosto che Sacra Corona Unita, siano estremamente attive in questo senso. Forse tengono più a tutelare questo compartimento delle loro attività che magari il settore militare, diciamo così. Non è sconvolgente, Aaron, che ancora oggi si debba parlare di una giornalista d'inchiesta uccisa perché ha ficcato il naso nei legami tra 'ndrangheta e politici locali maltesi, o comunque amministratori maltesi? Diciamo assolutamente sì, è una cosa drammatica che ancora oggi ci sono colleghi sia sul piano internazionale che sul piano nazionale che vengono uccisi. C'è un dato di fatto, non sappiamo concretamente, ci sono essere tante inchieste, c'è l'inchiesta su Panama Papers, c'è l'inchiesta sulle criminalità organizzate, Daphne Caruana Galizia stava facendo tanti, aveva seguito tante inchieste. E aveva questa passione di lavorare molto sulle carte e soprattutto non guardava in faccia a nessuno, quindi è presumibile che è proprio per questo il motivo che l'ha portata, diciamo, alla morte, come spesso purtroppo è accaduto anche in Italia, dove abbiamo avuto giornalisti uccisi dalla mafia. Tutt'oggi ci sono giornalisti che sono minacciati e vivono sotto scorta per quelle che sono le loro inchieste. E accade anche in altre parti del mondo, in Messico non si può parlare praticamente dei narcos che immediatamente vieni ucciso. C'è stato addirittura è stato ucciso un produttore della fiction narcos perché si era informato su alcuni luoghi. Cioè, diciamo che nel mondo il problema. Questa è una morte che a me particolarmente mi ha molto, molto colpito, perché appunto per le modalità, il fatto che viene fatta saltare in aria è una cosa veramente molto, molto cruda, che ci riporta anche un po' indietro nel tempo, come da tanto non vedevamo nel nostro paese. Alla fine Malta è molto legata alla Sicilia, è vicinissima anche alla Sicilia, è vicinissima all'Italia, è dietro l'angolo, quindi non possiamo rimanere sicuramente diciamo indifferenti di fronte a questo, di fronte alla presenza, diciamo, di un fatto che sia di un altro stato, ma riguarda anche noi. Certo. Proprio anche alla luce delle inchieste che stava conducendo, che sì, riguardano anche le nostre criminalità. Quindi credo che sì, ci deve far riflettere, come ci deve far riflettere. Poi questa cosa è avvenuta proprio in concomitanza con una serie di fatti, no? Commemoravamo proprio qualche giorno fa la morte
di Pablo Medina, collaboratore di Antimafia 2000 in paraguayano in Sud America, che si sta celebrando adesso un processo, si deve celebrare un processo contro Neneco Acosta, che è stato il mandante di quell'omicidio, comunque sempre per la ricerca della verità e la giustizia proprio di Paolo Medina. Abbiamo c'è il fatto di Maldonado, la morte del di Santiago Maldonado, che per quanto riguarda i desaparecido, che faceva quella lotta per tutti quanti i desaparecido in Argentina, è stato ritrovato morto il suo corpo è stato confermato che era il suo, il corpo ritrovato qualche giorno fa. Questi fatti, che sembrano così lontani da noi, io credo che non debbano mai essere sottovalutati. Ma dicevo, Aaron, in ogni caso questi omicidi quasi spesso dovrebbero ritorcersi contro l'iniziativa che ha preso chi ha deciso di fare questa operazione. Cioè, voglio dire, noi abbiamo adesso tutte le luci, le voci, non so se in maniera vera o apparente, puntate su questa storia, e quindi questa storia dovrebbe essere sviscerata dall'inizio alla fine. E ancora di più l'attenzione, non solo nostra ma anche di tutta l'Europa. Oggi ho sentito il presidente della comunità, come si chiama quello lì, della Commissione Europea, no, il presidente è proprio lui, Tajani, che esprimeva solidarietà nei confronti di questa della famiglia, eccetera. Quindi voglio dire, queste operazioni non fanno altro che aumentare l'attenzione nei confronti di queste storie qui. No, assolutamente fanno aumentare le attenzioni, però che se c'è un qualcosa che ogni volta che c'è una morte di questo tipo, io credo che in qualche maniera siamo, in qualche misura siamo un po' tutti responsabili, perché molto spesso si viene uccisi quando si è lasciati soli, quindi è probabile che Daphne era sola nel combattere magari quel sistema di potere, nel fare quelle inchieste. Adesso, oggi, tutti quanti ci battiamo il petto, però magari fino a qualche tempo fa era ostacolata, era criticata e quant'altro. La storia d'Italia è piena, la nostra storia di omicidi eccellenti è piena di queste cose qui, insomma, del fatto che proprio la solitudine uccide ancora prima che i proiettili o le bombe. Certo. Sarebbe importante che l'attenzione, come dicevi giustamente, è vero che questi fatti sono controproducenti magari per chi li commette, perché poi si pone l'attenzione, ma è anche vero che bisognava magari avere certa attenzione prima. Ci saremmo trovati con un giornalista in più e forse anche con qualche corrotto in meno, se vogliamo, perché se uno si prende le proprie responsabilità in prima persona, se uno Stato è vicino veramente al giornalista o al magistrato o all'imprenditore, quell'imprenditore non viene isolato e non viene appunto lasciato solo e non viene reso bersaglio. Certo, probabilmente Aaron, chi commette questi fatti conta anche sulla memoria molto molto breve, perché ora sì, c'è attenzione, c'è sdegno, c'è rammarico per quanto è accaduto, ma di qui a poco, come al solito, non se ne parlerà più, per cui si tenderà a dimenticare e tutto riaffiorerà quando magari ci ritroveremo di fronte ad un fatto analogo. Probabilmente è questo meccanismo di memoria che dovrebbe essere calibrato, un po' quello che hai tentato di fare tu con il tuo libro, sostanzialmente. A proposito del libro, quali sono i prossimi appuntamenti delle tue presentazioni? Ma abbiamo il 27 la presentazione
a Monte San Pietrangeli, nelle Marche, in provincia di Fermo, poi il 4 appunto a Pordenone, l'8 a Trieste, il 9 a Varese e il 10 a Roma. Queste sono le date. Sì, abbastanza fitto. Abbastanza. Beh, non ci fermiamo al 92 però, eh? Per ora siamo lì, poi vedremo, magari si tornerà a fare qualcos'altro. Perfetto, va bene Aaron, allora noi ti ringraziamo per essere stato con noi questa sera. Naturalmente ricordiamo il tuo libro Quel terribile 92, edito da Imprimatur e a cura di Pietro Orsatti. Auguriamo buon lavoro a te e a tutta la redazione di antimafia2000.com e ci risentiamo presto naturalmente. Grazie a voi, grazie. Buon a voi, lavoro. Buona serata. Ciao Aaron, a presto. Bene, credo che non ci siano aggiornamenti, a meno che Massimo non mi faccia un cenno nell'immediato. No, assolutamente no, posso solamente ricordare a chi ci segue dal nord Italia, più precisamente dal nord-est d'Italia, che a breve sulle frequenze di Video Telecarnia, la televisione terrestre, dunque andrà in onda il nostro settimanale di approfondimento Pianeta Oggi Report. Ecco, tutto qui. Alle 21.52 do un'altra occhiata così al volo se c'è qualche notizia dell'ultimo momento, ma non vedo niente degna, diciamo, di rilievo. Dunque a voi la linea. Perfetto, grazie a Massimo Bonella, ci risentiamo con te la prossima settimana. Ricordo ai nostri ascoltatori che è possibile abbonarsi sul sito di antimafia2000.com per ricevere le riviste o in formato cartaceo o in formato PDF. È sufficiente cliccare sul link area abbonamenti e seguire naturalmente tutte le istruzioni per effettuare versamenti, quindi poter ricevere la rivista, ripeto, o in formato cartaceo o in formato PDF. Vi segnalo naturalmente l'editoriale di Saverio Lodato, chiedete i voti per farvi eleggere ma non scomodate l'antimafia, un editoriale in pieno stile Lodato, quindi vi consiglio caldamente la sua lettura, oltre naturalmente a tutti gli altri articoli, le parole di Graviano, altro show mancato, mi correggo, io ho parlato di Aaron Pettinari come autore, invece l'autore è il direttore Giorgio Bongiovanni. Aaron invece è l'autore dell'articolo relativo alla liberazione negata a Marcello Dell'Utri. Dietro le stragi di Via D'Amelio e Diari di Falcone e Gladio di Giorgio Bongiovanni, l'articolo relativo, come diceva appunto Aaron Pettinari, a Pablo Medina, La morte di un giusto, il ricordo del giornalista ucciso 3 anni fa in Paraguay, sempre a firma del direttore Giorgio Bongiovanni. Di seguito trovate tutte le altre notizie, tutti gli altri approfondimenti che naturalmente vi invitiamo a leggere. Sottolineiamo nella sezione opinioni, attualità, DDL, testimoni di giustizia, il grido di Ignazio Cutrò, altro esempio di cittadino, in questo caso di imprenditore lasciato solo. Ora io vi ringrazio naturalmente per averci seguiti, vi diamo appuntamento mercoledì prossimo sempre alle 22 su Radio Saiuz e vi auguriamo una buona notte. Buonanotte.